le telecamere. Ben ha trovato una casa sulla spiaggia in ottima posizione per le nostre ricerche sulla scena della droga. Non è bella come sembra, perché è infestata dalle formiche. Ma è l'ideale per farci passare per turisti e scoprire dove sia disponibile lo Java. Se volessi comprare una pasticca, come dovrei fare? Il DJ mi ha detto di andare ai banchi esterni dei bar dove servono più velocemente e di chiedere. Le sue precise parole sono state: non essere timido, vai e chiedi, ricordati che sei in Thailandia, dove si può chiedere tutto ciò che si vuole, quasi senza eccezioni. È soprattutto nei locali dipinti con vernice fluorescente che si trova la roba pesante, perché sono i posti dove si balla tutta la notte. E chi le vende? Gente del posto. Ho parlato anche con alcuni inglesi che le vendono occasionalmente per pagarsi il soggiorno, ma gli spacciatori sono quasi tutti locali. Considerato che una pasticca vale 1000 baht e che il salario medio qui è di circa 150 baht, capisci che per loro il margine è elevatissimo. 150 baht sono 2,50 euro, mi pare. Sì, circa 3 euro, per cui 1000 baht sono circa 20 euro. È quello che si spende per una pasticca da noi, quindi nessuno si lamenta. Benvenuti a Robin's Bar. Questa volta la festa della luna piena cade a Halloween. Sono attese 10.000 persone che balleranno tutta la notte, tempo permettendo. Andremo alla festa e cercheremo di acquistare dello Java. Ma sarà un'operazione delicata e non solo perché porteremo telecamere nascoste. Mi raccomando di agire con la massima prudenza. Mi hanno detto che ci sono poliziotti in borghese che fingono di spacciare. In ogni caso abbiamo un certo intuito nel riconoscerli. Abbiamo due telecamere segrete, quella in bianco e nero che userai tu, Ben, e quella che funziona meglio. E poi rimaniamo in contatto. Non credo che qui qualcuno possa riconoscermi, ma cercherò di essere discreto. Stanno tutti sul chi vive. Hanno il terrore della polizia. Mi sono messo in contatto con un tizio, il quale mi ha mandato da una ragazza che era letteralmente terrorizzata dagli sbirri. E tu che le hai detto? Le ho detto: pasticche, pasticche, sono felice, ma lo sarei di più se avessi qualcuna di quelle dannate pasticche. A quel punto ho perso Ben, perché mi sono spostato un po' sulla destra. Non avevo più la telecamera, ma avevo l'audio. Vedi, era nascosto qui. Poi avevo la bottiglia e naturalmente il braccialetto, anche se sono un po' fuori dall'età media dei partecipanti. Lo siamo tutti, temo. E alla fine ho avuto queste due. Le hai chiesto di cosa sono? No, lei mi ha portato nel retro, mi ha fatto aspettare una ventina di minuti. Faceva finta di essere mia amica, ma era semplicemente terrorizzata. Però non so cosa siano queste. A me sembra ecstasy. Non so, sembra quasi... Non ne ho idea. Sentiamo?
Non credo sia Yaba. Dopo tutta quella fatica, mi ritrovavo con due pasticche di ecstasy che avrei potuto comodamente comprare in Inghilterra. Sudava tantissimo. Era europeo? No, era thailandese. Devo vedermi con uno per acquistare dello Yaba. C'è un tipo di Stratford che ha già acquistato 5 ecstasy. E sta aspettando dell'altro. Cosa chiedono per lo Yaba? Non lo so, l'ecstasy 1000 luna, ma se le compro con lui mi costeranno meno. Io le ho pagate 1000 baht luna. Datemi quelle pasticche di ecstasy, così vado a buttarle in mare. Voi riprendetemi con la telecamera mentre le butto. Così avremo una documentazione per i posteri. Lo faccio subito. Spenderemo molto stanotte. Mettiamoci in testa che non saremo in grado di pagare il conto dell'albergo quando avremo finito le ricerche per questo programma. Ben pensa di aver trovato un posto dove acquistare lo Yaba. Ho 3 pasticche. 3 pasticche di Yaba. Voleva 600 baht per 2, ma avevo una banconota da 1000, così me ne ha date 3 per 1000. Un affare. Lei mi ha detto di andarmele a fumare. Io le ho risposto che le avrei ingoiate, ma lei ha insistito perché le fumassi. Così mi ha portato di sopra in camera sua, dove c'era anche la sua compagna di stanza, e si è messa a fumare davanti a me, offrendomi un tiro, ma io ho preferito declinare. Tra l'altro sembrava che non le piacesse, infatti le ho chiesto se stava meglio e mi ha detto di no. L'altra ha trattenuto il fumo nei polmoni per alcuni minuti e quando ha espirato mi è sembrato che avesse dei dolori al petto. Questo è il classico marchio del gruppo etnico Hua, che le fabbrica per il governo birmano. Possiamo considerarci soddisfatti, credo, visto che abbiamo avuto la conferma di quello che supponevamo. Abbiamo il filmato di Ben, queste pasticche, quindi è un buon risultato. Ora passiamo al prossimo stadio. Ci dirigiamo verso nord. Verso nord. Ottimo lavoro. È difficile capire chi sia sotto l'influenza della droga e chi sia sfinito per aver ballato troppo. Il nostro gruppo ha acquistato meno di 10 pasticche e ha speso 48 euro per stabilire che la sostanza è in vendita anche qui, oltre che nelle aree turistiche di Bangkok. Ma chi sono i misteriosi Hua che secondo Adrian fabbricherebbero le pasticche rosse e da dove provengono queste ultime? Pare che negli ultimi anni l'esercito nazionale Hua sia passato alla produzione della metanfetamina e che l'anno scorso ne abbia prodotto un quantitativo ingente. I thailandesi hanno sequestrato circa 5 tonnellate della sostanza, che confrontate con quanto viene confiscato ed è disponibile in America è una quantità enorme. Qui c'è la Birmania, qui la Thailandia e qui il Laos. Questo è il punto in cui i 3 paesi confinano e che viene definito il Triangolo d'Oro. Le squadre antinarcotici hanno intercettato soldati Hua in uniforme molto all'interno della Thailandia. Avevano droga? Sì, grossi quantitativi di droga. Come ho detto, non è l'eccezione, ma il modo abituale con cui gli stupefacenti vengono introdotti in quella zona. Certo. Vado verso nord con l'esercito thailandese per verificare l'incredibile versione dell'agente statunitense per cui i soldati birmani introdurrebbero clandestinamente in Thailandia lo Yaba.
I responsabili sarebbero membri di un gruppo etnico chiamato Hua, che conta milioni di persone residenti in Birmania. Gli americani criticano aspramente il governo birmano perché consente agli Hua di installare laboratori e raffinerie nella giungla ai confini con la Thailandia.